Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Buonasera a tutti. Terz'ultima puntata di Radio Gol in coincidenza con la terz'ultima di campionato di Serie B. Punto d'oro quello strappato dall'Ascoli contro il Benevento. Una giornata in meno, un punto in più in classifica. Si avvicina all'obiettivo salvezza, anche se è tutto da conquistare, ma una sofferenza come questa. Sandro Conti, buonasera. Buonasera. Buonasera, un saluto a tutti. In regia abbiamo Luca Ballatori. Abbiamo sofferto le pene dell'inferno, Sandro. È stata una delle più brutte. Sì. Partite viste quest'anno dell'Ascoli. Nonostante che fossimo abituati ad assistere a prestazioni decisamente pessime da parte dell'Ascoli, specialmente negli ultimi tempi, fatta eccezione per quella dell'Avellino, 90 minuti come li ha giocati la nostra squadra nell'ultimo incontro con il Benevento, meritano l'Oscar della bruttezza sicuramente. Purtroppo ormai tu giustamente hai detto un punto d'oro, perché il Benevento, nonostante ridotto in 10, dopo vabbè ridotto in 9, ma ormai la partita era praticamente finita, avrebbe ampiamente meritato la vittoria. C'è stata questa fortunosa autorete che ci ha un po' reso meno amara la partita, l'andamento della partita. Comunque non si gioca in quella maniera, specialmente quando ci si trova in determinate condizioni. Leggevo un'email, un messaggio che ha mandato, credo Pietro. Adesso lo leggiamo, sì. Ecco, allora prima leggilo, poi lo commentiamo. Allora leggiamolo subito, così Sandro può commentarlo. Pietro: ringraziamo pure il Benevento che ci ha regalato un punto d'oro per la salvezza e soprattutto la provvidenza, ma questa squadra troppo giovane che non regge la pressione della piazza è stata assemblata male. Chi se la prende con Aglietti, chi con i giocatori, ma non vedo il minimo accenno di critica all'operato della società, che ha chiaramente le sue colpe. Ad esempio, leggendo il tifometro, tutti sono appiattiti sullo stesso leitmotiv: critica alla squadra, al mister, a entrambi, ma guai a chi prova un minimo accenno di critica. Chi critica per il bene dell'Ascoli è tacciato come gufo. Invece alle Aquile va bene tutto, anche vedere la propria squadra giocare in maniera inguardabile. Signori, tutti ringraziamo Bellini per aver salvato l'Ascoli, ma questo non è un motivo sufficiente per anestetizzare il proprio pensiero. Cerchiamo ora di salvarci al più presto, ma spero che una delegazione dei tifosi più rappresentativi che soffrono per l'Ascoli e fanno chilometri per sostenerlo parlino con Bellini. Gli chiediamo una squadra competitiva e dignitosa che lotti per l'alta classifica come merita la storia dell'Ascoli. Altrimenti il prossimo anno, se si continua con questa filosofia sparagnina, si rischia di vedere poche persone allo stadio. Cordiali saluti, Pietro. Ma non siamo ancora salvi, Pietro parla già l'anno prossimo. Sia un messaggio abbastanza esaustivo. Noi non ci siamo mai schierati dalla parte della società e abbiamo denunciato le carenze messe in evidenza qualche mese fa, esattamente a gennaio, quando per risparmiare 200.000 euro, perché tanto sarebbero costati un paio di giocatori decenti, si è preferito sperare nella provvidenza, perché chi capisce di calcio, chi lo mastica, sapeva benissimo che questa squadra aveva un paio di punti molto deboli che andavano puntellati, e invece si è peggiorato sotto un certo punto di vista, perché stavo vedendo Mogos, che il grande Aglietti per questioni tecnico-tattiche ha mandato in campo. Noi abbiamo mandato via Pecorini, non era un fenomeno, ma di fronte a Mogos non c'è paragone, insomma, due cose diametralmente opposte. Tra l'altro Pecorini con tre campionati di Serie B sulle spalle, Mogos nessun campionato di Serie B sulle spalle. Quindi abbiamo denunciato questo fatto, che non sono stati spesi, nonostante la disponibilità di ben 6 milioni di euro cash da parte della Juventus,
si è preferito tentare la buona sorte e oggi a due giornate dalla fine ci abbiamo il fondato timore che l'impresa non possa riuscire. Sei un po' pessimista, io invece sono molto più ottimista. Ma soprattutto perché ho visto il calendario e ho visto i risultati degli altri. Se noi soffriamo, gli altri non è che stanno godendo. D'accordo. Perché se il Brescia mi pareggia in casa con Latina, allora stiamo veramente tranquilli. D'accordo, però visto l'Ascoli sabato c'è da preoccuparsi veramente, insomma, perché sono stati commessi degli errori madornali. La più brutta, io credo sia la più brutta partita, al di là di quelle nelle quali ci hanno rimontato, che c'è stata ingenuità momentanea, ma qui non me la prenderei tanto con i giocatori quanto con l'allenatore, per il semplice motivo che se fossi stato al suo posto, nel momento in cui ci siamo venuti a trovare in superiorità numerica, c'era solo una cosa da fare: cambiare modulo di gioco 3-4-3. Se non si vedono queste cose, allora noi ci avevamo quattro difensori per un giocatore offensivo loro che era Ceravolo, e ci hanno fatto ballare la rumba a centrocampo. Se non si capiscono queste cose, insomma, non si può essere ottimisti, si può solo essere pessimisti, perché adesso avremo, per fortuna, io ieri ho visto la partita SPAL Provercelli. È finita 0-0, anche se la SPAL avrebbe ampiamente meritato di vincere. Il Provercelli ha fatto una partita gagliarda puntando sulle ripartenze, ma non è che abbia impensierito più di tanto la retroguardia spallina. E l'arbitro ha avuto un coraggio leonino nell'annullare un gol. Sì, poteva esserci il fuorigioco, ma era una spalla avanti. E in genere in quelle circostanze, insomma, ci sono 15-16 mila spettatori che tifano, e lui ha avuto il coraggio di annullare questo gol. Questa situazione, questo pareggio impone adesso alla spalla di andare a Terni sabato prossimo a non perdere, a vincere possibilmente, ma perlomeno a non perdere. Quindi non tutti i mali vengono per nuocere, perché avremmo guadagnato un punto sulla Provercelli, sarebbe stato abbastanza però propedeutico. È meglio così, è meglio sì, così, forse tutto sommato è meglio analizzando così, analizzando anche il fatto che il Brescia comunque non è andato al di là. Questa è la cosa clamorosa, secondo me, del pareggio casalingo con Latina già retrocesso, che perdeva 1-0 a 3-4 minuti dalla fine. Sì, ha segnato nel recupero Caracciolo. Quindi più di 3-4 minuti dalla fine, proprio all'ultima azione, un po' come abbiamo fatto noi. Ma anche la sconfitta importantissima del Trapani col Frosinone, sofferta quanto si vuole, però il fatto che Frosinone, SPAL e Verona si stiano tuttora giocando la promozione diretta, non ci tanto l'accesso ai playoff, ma quanto la promozione diretta, ci fa gioco, perché noi le abbiamo già incontrate tutte e tre. Invece il calendario ci dice che il Verona avrà all'ultima giornata il Cesena, il Frosinone avrà all'ultima giornata la Provercelli, e queste sono partite importanti. La SPAL ha la prossima giornata la Ternana, quindi si suppone che Verona, Frosinone e SPAL vogliano fare il pieno. Sì, sei punti nelle ultime due partite, che poi la SPAL rischi grosso, perché se nell'ultima partita avrà magari terreno libero, ma non può rischiare di arrivare all'ultima partita, perché comunque è un campionato molto strano e gli altri ti possono raggiungere. Quindi, come hai detto tu, a Terni la SPAL deve almeno fare un punto, almeno un punto, ma potenzialmente la SPAL è due spanne superiore alla Ternana, quindi è proprio lì, è proprio in quella partita che si potrebbe decidere. Mi ha deluso profondamente ieri, perché tanta voglia di vincere, ma poco gioco, si è visto poco gioco. L'ha visto in altre circostanze un po' meglio, come complessivamente, ma ieri ha giocato veramente. Il fatto è che, sai, la Provercelli si è messa 11 in area di rigore, e trovare i varchi, c'è stato un palo colpito da Antenucci, avrebbe meritato, però ecco, il calcio è fatto anche di queste ingiustizie. Nel corso del dopo partita abbiamo avuto modo, come al solito, di effettuare le interviste. La prima, ovviamente, all'allenatore bianconero Alfredo Aglietti. Sentiamola subito.
Sì, che questa squadra non ha mai avuto. Oggi sulla deviazione la palla si è infilata all'incrocio ed è un punto pesante, perché poi visti anche i risultati delle altre ci consente di allungare, di respirare un attimo, anche se poi non ci dà certezze. La salvezza va ancora conquistata, però è normale che anche il risultato che abbiamo ottenuto è frutto del cuore che abbiamo messo. Sicuramente non siamo stati molto lucidi, però alla fine siamo riusciti a pareggiarla e questo è fondamentale. La mancanza di lucidità è un difetto di questo Ascoli quando l'impegno pesa un po' sul cuore, sulla testa, quando senti che non puoi sbagliare, no? Soprattutto la paura di perdere, non tanto il dover vincere. È vero. Poi oltretutto loro sono rimasti in 10 subito, e a quel punto lì la partita tra virgolette era solo da vincere, no? E invece noi non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, siamo stati molto lenti nel far girare la palla, nel trovare gli uomini liberi, nel cercare comunque sia di trovare superiorità sugli esterni. L'abbiamo fatto poche volte, quando l'abbiamo fatto siamo arrivati anche al cross, però abbiamo sbagliato anche tecnicamente, perché i cross spesso sono stati sbagliati perché comunque la palla pesa molto e lo si è visto. Poi il gol loro ha complicato tutto e da quel punto è stato anche tutto più difficile. Per fortuna insomma abbiamo trovato questo pareggio, che come ho detto è un pareggio importantissimo, non ci garantisce niente, però ci permette di essere ancora lì sul pezzo, un pizzico più sereni rispetto a un'eventuale sconfitta, e comunque sia abbiamo due partite in cui dobbiamo sicuramente far meglio di come abbiamo fatto oggi. Anche tanti fuorigioco. Tantissimi, è vero, ha ragione. Molto spesso gli esterni, che tra l'altro vedono la linea, avrebbero dovuto stare più attenti, e finivamo in fuorigioco con troppa facilità. Chiedo come mai Mogos per Almici. È una scelta tecnica. Almici l'avevo visto un po' appesantito fisicamente, ma soprattutto mentalmente in quest'ultimo periodo, e ho preferito dargli un turno di riposo. Quindi lo riproporremo probabilmente a Bari. Ma vediamo la settimana come proseguirà e faremo le scelte da qui a 8 giorni. Per concludere, giocare a Bari la domenica potrebbe essere un vantaggio a questo punto? Qui non è questione di vantaggi o di svantaggi, dobbiamo interpretare bene le partite, avere l'atteggiamento giusto, nessuno regala niente. Abbiamo visto oggi Latina a Brescia o altre situazioni, quindi non possiamo pensare che se giochiamo il giorno dopo abbiamo un vantaggio. Dobbiamo rimanere concentrati e fare noi la partita giusta per ottenere un risultato positivo. Ringrazio. Sandro, mi lascia sempre perplesso, le dichiarazioni di Gaglietti mi lasciano sempre perplesso, cioè parla di pesantezza mentale di Almici, ma Almici nelle ultime 4-5 partite aveva giocato più che decentemente. Perché dove abbia visto lui questa pesantezza? Ma vabbè, lasciamo perdere questo, ma nessuno ha avuto non dico il coraggio, ma il buon senso di chiederle: mister, non era il caso di cambiare modo di giocare dopo l'espulsione? Questo io me ne sono andato dalla sala stampa per evitare poi, come sono fatto, avrei innescato una forte. Io gli avrei chiesto: scusi, mister, ma non era il caso che quattro difensori stessero a guardia di Ceravolo? Quindi levo Mogos, metto Carpadi, c'ho un centrocampo più abbottonato che sarebbe stato in grado anche di fare pressing sul centrocampo avversario. Baroni, che è un allenatore con le palle, ha fatto subito 4-4-1. Visto e considerato che a centrocampo trovava delle praterie, perché nessuno tranne Addai, che poi è andato pure lui in confusione perché da solo. E poi c'è un'altra cosa che mi sta qui sul gozzo, ma la devo togliere. Basta con i nomi, da mandare in campo i nomi altisonanti. Qui ci vogliono i soldati che vogliono combattere. Se Aglietti capisce quello che voglio dire, agisca di conseguenza. Ricordiamo i nostri numeri 339 81 49 51 per SMS e WhatsApp, che già stanno arrivando e adesso cominceremo a leggerli, e 07 36 30 41 31 per quanto riguarda invece le telefonate, che apriremo dopo la prima pubblicità. Vi ricordiamo intanto che
Fra i messaggi leggiamo il primo, quello di Valvibrata Bianconera: ammirazione per il Benevento, per il gioco, ma il comportamento dei calciatori ha dello scandaloso. Va bene il perdere tempo se sei in 10 dal quinto minuto, però se ne sono passati. L'arbitro non ha ammonito il portiere che a ogni rinvio andava a prendere il pallone più lontano, scacciando via gli altri. A inizio secondo tempo gli ha fatto cenno di farla finita e invece ha proseguito fino al 95esimo senza subire sanzione. Il numero 5, queste vengono le indicazioni che vengono date, ad ogni palla ferma faceva un comizio infischiandosene di tutto e tutti, e per finire la pantomima di Cipsa che ha fermato il gioco per 4 minuti e quindi nel recupero mancano dei minuti. Questo è vero. Ben gli sta il nostro pareggio. Passando a noi, posso dire che poche volte abbiamo giocato peggio, non facciamo un cross dal fondo, purtroppo l'unico che lo faceva era Felicioli. Speriamo bene per domenica, anche sapendo i risultati degli altri, ma non dobbiamo pensare che il Bari ci regali qualcosa, perché se vanno con questa convinzione le prendiamo di sicuro. Fuori gli attributi. Questo il lungo commento di Valvibrata Bianconera. Noi, dopo questo lungo commento, ascoltiamo anche le parole di Baroni, l'allenatore del Benevento, in sala stampa. Il rammarico è quello che ci portiamo dietro nella seconda parte, perché noi giochiamo bene, facciamo un bel calcio, purtroppo a volte commettiamo delle ingenuità. Devo dire che oggi è stata una partita condotta dai miei molto bene, perché comunque siamo rimasti sempre lucidi. Non so le volte che abbiamo messo in fuorigioco la squadra avversaria, ma poi abbiamo gestito anche bene la palla. Ecco, dispiace proprio per quei minuti finali. Sulle decisioni arbitrali cosa dice, in particolare su quello che è successo nel finale con Cipsa? L'abbiamo visto molto arrabbiato con il suo giocatore. Certo, ero arrabbiato perché se nel momento in cui lo stavo sostituendo, siccome ci è già capitato a Verona, non si può poi subire anche un danno, perché prendere anche un'espulsione. Non voglio parlare dell'atteggiamento dei giocatori dell'Ascoli, perché non merita commento. Si riferisce a qualcosa di particolare? Nel momento in cui un giocatore è a terra per crampi e stai facendo una sostituzione, non si può sollevare di peso un giocatore. È vietato questo dal regolamento, mi sembra. Non so se è stato cambiato. Sull'ammonizione di Lanni? Lei parla quindi di Lanni, quando poi è stato anche ammonito il portiere bianconero. Anche su quello. Resta il fatto comunque che siete in salute e ora tutti faranno il tifo per voi nel match col Frosinone. Ma noi non vogliamo i tifo degli altri, vogliamo quello che questi ragazzi si stanno meritando, ce lo andiamo a prendere in una partita, e se saremo all'altezza bene, altrimenti rimane comunque il campionato importante che abbiamo fatto. Ci credete? Ma se non ci credevamo, secondo voi facciamo una partita così? Assolutamente. Siete stati condizionati all'espulsione ovviamente dopo 4 minuti, ma lei si aspettava un Ascoli così remissivo dopo, perché alla fine anche le occasioni create dai bianconeri sono state quasi nulle? Ma io, con tutto rispetto, non mi aspetto mai dall'avversario qualcosa, nella misura in cui noi riusciamo a fare la nostra partita. Noi, nessuno ci ha messo sotto, abbiamo messo quasi sempre in grande difficoltà l'avversario. Attraverso il gioco, non siamo una squadra fisica, siamo una squadra che ha determinate caratteristiche, se le mettiamo in pratica è una squadra che può vincere con chiunque. Mi volevo soffermare un attimo, Sandro, su quello che ha detto Baroni riguardo all'episodio di Cipsa e Lanni, perché poi ha anche un po' aggiustato il tiro quando è andato a parlare con la carta stampata. Lui ha detto inqualificabile il comportamento dei giocatori dell'Ascoli, però gli ho fatto notare che Lanni era stato ammonito, cioè Lanni ha commesso una scorrettezza anche comportamentale, alzando di peso il giocatore che doveva uscire dal campo per farlo uscire. Lo ha aiutato a lasciare il campo, ma a parte quello comunque è stato sanzionato, no? Sì. Dall'altra parte Cipsa, sì. Che aveva i crampi, no? Aveva i crampi, povero ragazzo, non poteva uscire dal campo, si è alzato e ha cominciato a rincorrere i bianconeri uno per uno per fare a botte. E a quel punto l'arbitro non l'ha espulso, attenzione, perché poi si sono lamentati per l'espulsione, ha detto in sala stampa: devo capire perché Cipsa è stato espulso e Lanni ammonito. No, Cipsa è stato ammonito, ma era la seconda ammonizione, e quindi se l'è presa poi dopo giustamente con il suo giocatore, dicendo l'ingenuità, la chiamata ingenuità, ma certo, è peggio che ingenuità, perché non ha potuto fare il cambio. Alla fine gli ultimi 3 minuti li abbiamo giocati con 2 uomini in più, ma soprattutto non ha potuto mettere quell'uomo in più in area che stava per entrare, e che chissà
cosa avrebbe combinato, no, magari se sull'ultimo fossero cross, rimasti così come, come era prima dell'espulsione di Cipsa sicuramente non ci avremmo fatta, cioè, un po' di spazio in più c'è stato e in quello spazio evidentemente siamo stati bravi a mettere la palla. Mi ha fatto sorridere Piccinini che ha dato 4 minuti mi sembra o 5, sì, e poi dopo non li ha anche rispettati. Ne avevamo anche rispettati, quelli almeno erano 8-9 minuti, perché Lucioni, il capitano del Coro, è un mestierante, è uno che dice, faceva i comizi, ma tirava acqua al suo mulino, stava vincendo, cercava di innervosire il più possibile gli avversari. Lucioni è un giocatore che io me lo prenderei l'anno prossimo. E poi dopo il portiere, come è stato detto, che non è stato ammonito, è un'altra grave pecca di Piccinini, sì, perché sì, cioè, dopo il primo, rinvio al sesto minuto si capiva che come sarebbe andata a finire la partita, quando sono passati in vantaggio poi è diventato veramente indisponente. Comunque una partita da dimenticare al più presto, con una prestazione, ecco, cancellarla con una prestazione ottima a Bari. Intanto gli altri messaggi sono i seguenti. Carlo da Pagliare: buonasera a tutti, dopo lo spettacolo indecente di sabato ho solo una domanda da girarvi. Perché la società non ha accettato le dimissioni del mister? L'allenatore a un certo punto del campionato si è reso conto che metà squadra non lo segue più e alcuni senatori non lo sopportano. Io sono sicuro che un altro mister più motivato e supportato questa squadra era a metà classifica. Possibile che ogni allenatore ad Ascoli non faccia bene? Sempre chiacchiere e voci che escono fuori invece dovrebbero essere risolte fra quattro mura. Questo è un problema che la società non riesce a risolvere. I litigi, le incomprensioni tra i giocatori e lo staff tecnico dovrebbero rimanere segreti e non divulgati e ampliati ai 420. L'anno scorso è stata la prova lampante. Carlo da Pagliare. Su queste dimissioni c'è un'incognita molto grande, che sia successo davvero, eh? Quindi se Carlo di Pagliare ci può dimostrare che ci siano state queste dimissioni, ce lo dica, qual è la sua fonte e come è venuto a saperlo, perché ufficialmente queste dimissioni non sono mai, Maglietti non ha mai detto di averle presentate nella società di averle ricevute, quindi non capisco come si possa questa è un'altra domanda che chi va a fare le interviste potrebbe fargli. È stata fatta e lui che ha risposto? Ha detto non è vero, cioè lui ha detto io non ho presentato le dimissioni, lui, ma soprattutto Cardinaletti venne a smentire il fatto che gli erano arrivate le dimissioni di Aglietti. Vabbè, comunque loro più di questo, se poi dopo uno ha le fonti, bene, però ci vogliono le prove per fare certe affermazioni. Io mica dico che fosse sbagliato che arrivassero le dimissioni, se Aglietti, come dice questo radioascoltatore, perché Aglietti non l'ha mai detto pubblicamente ovviamente, né delle dimissioni né che lo spogliatoio contro di lui, quindi non mi sembra, anzi mi è sempre sembrato che Giorgi in primis, ma anche Caccia e tutti gli altri, abbiano parlato molto bene dello spogliatoio di quest'anno. L'ultimo è stato Orsolini dopo la partita con l'Avellino, ha detto che sono sempre stati tutti molto uniti, estremamente, quindi ma io al limite uno non parla, ma parlare tanto per parlare mi sembra abbastanza deleterio anche nei confronti dell'ambiente, perché dagli spogliatoi poi non parliamo della vicenda dell'anno scorso, che era impossibile che non uscisse qualcosa dagli spogliatoi, perché non è che un allenatore si volatilizza di butto in bianco nel momento clou della stagione, no? Allora se non usciva niente, tutti a dire c'è l'omertà, è uscito qualcosa, tutti a dire la roba esce dagli spogliatoi, ma a me sembra che ci siano un po' troppe opinioni da questo punto di vista. Sandro, per quanto riguarda un altro aspetto importante secondo me, che un piccolo vantaggio che potremmo avere, giocare dopo che le hanno giocato tutti. Sì, i risultati potrebbero dare una classifica quasi definitiva per alcune delle squadre impegnate nella lotta per la retrocessione, ma anche per quelle che ambiscono ad andare in Serie A. Quindi se quello che leggevo, quella codicillo che c'è, cioè 14 punti fra la terza, 4 punti. No, c'è un codicillo che parla di 14 punti. No, 14. Allora sono, cioè, per i playoff, l'ho letto, sono 4 punti. Me l'hanno fatta leggere. Adesso non ci sono i playoff se ci sono 10 punti fra 10 la terza punti, e la quarta. Sì. E non ci sono i playoff se ci sono 5 o più punti tra la quart'ultima e la quint'ultima.
Guarda, questa dei 14 punti me l'hanno fatto, l'ho letta su un telefonino che è collegato con internet. Comunque in questo momento mi sfugge il concetto. Comunque resta il fatto che indubbiamente è un grosso vantaggio. Il vantaggio in primis uno, ed è una partita sola che può interessare l'Ascoli, ossia se lo Spezia batte il Pisa, il Bari non potrà fare i playoff matematicamente, e il Bari questo lo saprà prima di incontrare l'Ascoli. A noi interessa una sola partita, cioè per avere almeno la sicurezza che dall'altra parte non giocheranno alla morte. Spezia-Pisa, se lo Spezia vince, il Bari non farà i playoff, anche se farà 6 punti nelle ultime due. Quindi questo potrebbe essere il vantaggio di cui parlavo. Un grosso vantaggio, però bisogna vedere poi quale sarà il contraccolpo psicologico nei confronti dei giocatori del Bari di fronte a 14-15 mila tifosi che accorreranno. Ma chi l'ha detto che vengono? Se sanno già il risultato? Lì Bari, già hanno beccato due contestazioni, i giocatori Bari del Bari. Bari c'ha 800 e passa mila abitanti. 300 mila. E comunque, sì, 300 milioni. Comunque a Bari hanno già preso la contestazione i giocatori, la stagione è già deludente, la squadra è giù di tono, c'ha tutte le caratteristiche per non reagire di fronte a una cosa del genere. Ormai se l'aspettano. Tu pensa Spezia Pisa, io ho detto tutto. La situazione ambientale potrebbe riservarci un grosso vantaggio, però non bisogna fare affidamento su questo, ma sulle nostre forze. Noi dobbiamo andare a Bari e cercare di strappare il punto, punto e basta. Quella dei 14 punti che dici te, però, non è che non fa fare i play-off o i play-out. Adesso ho capito qual è la regola che dici tu. È quella che se fra la terza che farà i play-off e una ulteriore squadra sotto, la settima, l'ottava, eccetera, esatto, se è sotto i 14, i playoff non saranno a 6 ma a 5, oppure a 4, oppure a 3, se la differenza è 14, ma non è questo il caso. Non è questo il caso del campionato nostro. Mi sfuggiva questa regola. Possono essere abbassati di molto i livelli del playoff a seconda dei punti che avrà la terza. Esatto. Ma un altro rischio grosso a proposito del playoff, che è il più concreto peraltro, è che se il Frosinone vincerà a Benevento andrà a 74, il Benevento è a 59, e a quel punto se ci sono 10 o più punti non si fanno. Bisognerà vedere cosa farà il Perugia, perché l'altra squadra interessata, che ha quota 61, invece è il Perugia. Abbiamo delle altre interviste da sentire, ci dedichiamo al direttore sportivo Giarretta, se è possibile. C'era la pubblicità prima, Luca, mi volevi indicare? Allora prima il blocco pubblicitario, poi sentiamo ancora le interviste. Molti radioascoltatori ci hanno scritto e ci hanno telefonato anche per precisare quello che abbiamo letto prima. Adesso lo dico con una frase scritta che è più chiara leggendola. Parteciperanno agli spareggi promozione, quindi playoff, eventualmente le compagini che si classificheranno nel cosiddetto perimetro playoff, ovvero i 14 punti compresi di distacco dalla terza in classifica. I playoff potranno quindi essere a 6, a 5, 4, 3 o anche solo a 2 squadre, con semplice solo finale di andata e ritorno se ci fossero questi 14 punti. In caso di numero dispari si procederà a sfide fra le ultime due rientranti nel novero, esempio sesta contro settima, la cui vincente entrerà nel tabellone delle semifinali, oppure quarta contro quinta se ci sono i playoff a 3 squadre. In questo caso il Bari ha 18 punti di ritardo dal Frosinone, che è terzo, e virtualmente è già fuori, gli manca solo la matematica, ma sono già fuori anche indipendentemente dal risultato della Spezia, perché se il Frosinone vince e anche il Bari dovesse vincere rimarrebbe a 18, e con l'ultima, anche cambiando i risultati, potrebbe andare al massimo a 15. Quindi il Bari si sente già virtualmente fuori proprio per questa regola, capito? Per questo dico io che non sarà una partita all'ultimo sangue da parte loro, perché lo sanno fin da adesso che anche vincendo, facendo 6 punti, non entrerebbero nei playoff per questa regola qui. Certo che siamo formidabili, In che senso? Nel complicare le cose.
non è neanche troppo sbagliato, perché non è perché ma facciamo una squadra le cose che, più semplici, una squadra che arriva a 20 punti dal terzo posto e poi magari ne elimina una che ha fatto un campionato più regolare. Le prime tre vanno in Serie A, punto e basta. Vabbè, sì, le ultime questa... quattro vanno in Serie E. Quindi dalla, in questo, il campionato dal Perugia al Lentella sarebbe finito già da sei giornate. Allora riduciamo il numero delle squadre, se vogliamo ragionare così, perché la prima cosa da fare è ridurre il numero delle squadre, perché vabbè, sono troppe squadre, ci sono troppe zone morte, no, in questa classifica, se non gli dai uno stimolo, un obiettivo io fino tornerei alla all'antico, poi cioè 16 squadre in Serie A. Beh, certo. E 18 certo, no, anche va bene ridurre le squadre sia in A che in B, non è male. Sentiamo la prima telefonata di questa sera. Buonasera, chi parla? Ciao a tutti, sono Oscar. Buonasera Oscar. Ciao. Che dire, ho ascoltato tutto quello che avete detto. Mi fa piacere che sia fatto del bar e tagliato fuori, questo è un dito molto molto importante, no? Però non mi rasserena, perché mi preoccupa l'Ascoli. Io cercherò di essere breve, dico solo che rimango convinto di questa mia idea. Noi dopo Salerno dovevamo cambiare allenatore. Io sono convinto, la penso come giornalista di Sport Italia. La sapete, no? La polemica. Sì, io non condivido, comunque. Non la ricordare, per favore, no, andiamo avanti. No, posso, se mi fai esprimere ti ringrazio, perché finora non è mai successo, che lo dico con moderazione, però io posso pensarla come lui, sì. Per me, perché è lì è più zoomare, quindi io posso avere questa opinione o se esiste agile, per me non importa. Per me non è all'altezza. L'unica cosa che dico, che il voto che devo dare al pubblico è 10. Perché da tre anni dopo la Bilignanese abbiamo ancora una grandissima pazienza e siamo molto stanchi. Io ve lo dico, con 40 anni che tifo Ascoli, mai avrei pensato quest'anno di trovarmi la penultima a dover fare a tutti i costi due punti. Non ci avrei scommesso lo succede, un giardino. Tanti anni che seguo, ma una discesa così non me lo aspettavo. È chiaro che il problema è mai, cioè, su questo penso l'ha capito tutti, anche quelli che erano meno scettici. Adesso lui non può dire che la squadra non è l'altezza, che se c'aveva le balle, a gennaio non gli ha comprato nessuno che non dava. Lo so, le polemiche intervenienti, se giornate che non perdiamo, tutto quello che volete. Però a Bari ancora dobbiamo giocare, dobbiamo non perdere a Bari assolutamente, se ci vogliamo salvare dobbiamo vincere, e poi giocare a Ascoli Bernana, che è una partita al fuoco, che era quello che io non volevo, visto l'Ascoli adesso. Sabato abbiamo visto tutti, è stato uno scempio del calcio, si è salvati due o tre giocatori. Se mettiamo che addirittura l'anni sul primo gol ha fatto una bada, poi ha fatto il miracolo. Io l'anni lo salvo sempre, comunque lui, Mingoni, poca roba che gente salvava, non so, c'è andata grassa, io dico che c'è andata bene come l'anno. Noi avevamo perso una squadra in 10 per 95 minuti. Non lo so, facevo partite in 9, non so, quest'anno ho visto di tutto, cioè la colpa è l'allenatore, la squadra non c'è grinta perché ha colpa i giocatori, e spesso la squadra rispecchia l'atteggiamento del manico. Mi piace, cioè, potevamo essere salvi, non lo siamo, speriamo di salvarci, ma io quello che chiedo alla società come tifoso dell'Arco, come tanti miei tifosi come me, che noi soffriamo come i cani, ma chi abbiamo fatto il male, abbiamo soffrito così tanto, ma per quale motivo? Cioè non si può fare una squadra dignitosa prima, poi un anno si spende 8 miliardi di euro perché Petrone voleva Maradona, io lo compravo. Qui non si è comprato niente, sono passati da un eccesso un attimo, io queste cose non capisco. Dopo Salerno, se è vero quello che dice Sky, che lui sarà dimesso, sui tavoli lo prendi i problemi. E oggi paghiamo un prezzo altissimo. Speriamo che giovedì 18 diciamo un'altra cosa. Io sono convinto che se noi andiamo ad l'altro ne procediamo, questa è la mia opinione, scusatemi, forza Biccio, ma sono veramente molto molto veloce. Grazie Oscar. Molto. Ci sentiamo lunedì prossimo, Oscar. Arrivederci. Messaggi che arrivano sono tanti, proviamo a leggerli tutti. Ma a che cosa è successo che adesso è diventato uno dei più forti della squadra? Forse prima non godeva della fiducia dell'allenatore. E questa è un'opinione di un radioascoltatore. Forse era un problema mentale, secondo lui. Forza Pozza e Be, forza Picchio. Se retrocedeme, chi li sente, Gisce? Dice Peppe.
Kishkish, non lo so chi sono. Io penso che dobbiamo pensare a casa nostra, dice ancora Peppe. Anche se i playoff non si faranno, il Bari davanti ai propri tifosi darà tutto lo stesso. Guardate il Pescara, ieri il Crotone ha vinto con un gol da fuori area. Noi dovevamo vincere col Buonevento, qua ci vogliono i fatti, le chiacchiere fare i più d'occhio. Speriamo di far punti a Bari, altrimenti se il Trapani vince col Cesena ci ritroviamo a partire a giocare una partita alla Cardio Palma. E sempre complimenti per la trasmissione, Sandro, apprezzo molto il tuo senso pratico. E qui il riferimento è al fatto che ci vogliono i guerrieri e non i giocatori che fanno flanella. Non è che abbia inventato qualcosa di nuovo. Purtroppo adesso bisogna essere pragmatici, andare al sodo. Qui i nomi non servono, qui servono i soldati che mettono la baionetta in canna e vanno avanti. Daniele di Montegiorgio infatti dice: ha fatto più Perez in un quarto d'ora che Favilli e Cacia in una partita intera. Sandro infatti ha ragione a dire che devono giocare i combattenti, anche se nella nostra squadra sono pochi, esclusi Mengoni, Adde e Perez. Credo inoltre che far giocare Cassata sulla fascia e Giorgio in mezzo sia delitto calcistico. Comunque, perfetto, massimo sostegno, volevo dire questo prima. Fino alla salvezza. Questo Cassata lo ha distrutto. E poi c'è un'altra cosa: il doppio centravanti non paga, è inutile che stiamo lì, credo che Favilli sia sceso in campo non in perfette condizioni fisiche. Allora non si fa giocare il ragazzo, si mette in panchina, si aspetta, ma Favilli, l'accoppiata Favilli-Cacia è fallimentare. Ci fanno notare, Luigi, che anche il Verona deve vincere sabato oltre al Frosinone per dare la matematica certezza che il Bari non può fare il playoff. È vero, perché anche il Verona ha un punto in più, però io credo sinceramente, ma poi potrò anche sbagliarmi, che adesso le prime tre cercheranno in tutte e tre le partite, visto Verona che si giocano la Serie A, non è che si stanno giocando partite di beneficenza. Il Verona è in casa con il Carpi, che è praticamente già nei playoff. Però il Carpi non è che può ambire chissà che. No, però è sempre una squadra ostica. Ma poi ricordati sempre che c'è il risultato dello Spezia, anche che gioca a casa col Pisa. Certo. Luigi aveva mandato questo messaggio. Prima della telefonata ne leggo un altro al volo. Per me è molto avvilente essere alla ricasca dei risultati degli altri per salvarci, dice Giuliana di Monsanpolo. Sono molto delusa, ogni campionato sempre la stessa storia. Buonasera, chi è in linea? Chi vuoi essere, Alberto? Palma, ciao, buonasera. Ciao. Guarda, a me quello che ha detto Oscar mi è piaciuto, perché rispecchia la verità, e a forza di dire al lupo alla fine ci siamo arrivati, con questa paura, con questa preoccupazione. D'altronde, a forza di dire vabbè, ma stanno tante partite ancora, l'abbiamo perse quasi tutte, abbiamo pareggiato solo, ma uno non deve pensare che se uno si sfoga dicendo le mancanze che ci sono state durante il campionato, è l'evidenza che purtroppo ti fa parlare, perché quando uno dice dice questo in gambo non ci doveva stare e ci stava, quest'altro è stato messo male, quest'altro non era adatto per quel ruolo, per una fresca, per un'altra, insomma, noi non abbiamo mai centrato, sì, l'abbiamo fatto per 11 partite e poi ci siamo persi. Finito. Come è rientrato Cacia? È rientrato senza di male di nessuno, Cacia. Lo stai dicendo? No, è vero, perché finito. Allora non dire senza di male di qualcuno se poi lo dici, non fare la premessa. Ma io non sto dicendo che è colpa di loro, però come al rientro di questi, perché non abbiamo vinto più? Che è quindi cosa stai dicendo? Che con loro si perde, quindi stai dando la colpa a loro. Loro. È evidente, eh? Allora non dire che non lo stai dicendo, lo hai detto. Quando è rientrato Bianchi e Cacia? Perché la vincevamo prima, perché? Quindi vuol dire che con Bianchi e Cacia perdiamo, quindi è colpa loro. È che perdiamo, o c'è qualcosa che non funziona là a mezzo. Qua si dice pure che hanno litigato con l'allenatore. Chi l'ha detto? Hanno litigato con questo. Le voci di corridoio. Chi sono? Non è che possiamo stargli l'ha detto questo, l'ha detto quello. E come no? Se uno dice una cosa deve sapere da dove viene, no? Palma. Dove viene? E che facciamo? Buttiamo le voci e nascondiamo la mano? Ascolta, mica vado a verificare dopo. Allora non lo puoi dire se non lo verifichi, scusa. Ma l'evidenza è questa, noi siamo a mezzo di che? Guai. Ma non c'entra niente con i litigi negli spogliatoi. L'allenatore che non ha saputo mai organizzare una squadra per batterla, perché anche questa col Fromo, con questa ultima. Ma tu sei stato 9 dall'inizio della partita.
ma può essere che non si riesce a fare 10. Un gol? E se non era per l'autogol che ho fatto loro? Tu sai, avevi perso la partita, ma non è che uno può di male, è l'evidenza questa. Quindi c'è qualcosa che lì in mezzo non funziona. C'è qualcosa, noi ci stiamo a rigirarci giusto per non condannare nessuno. Però è questo. Abbiamo sentito. Andiamo a Bari. Andiamo a Bari, chi salutiamo oggi? Allora, io devo salutare Troli Settimio, che era un ex centralinista dell'ospedale, poco vedente ma tanto bravo, tifosissimo dell'Ascoli e per di più della nostra trasmissione Radio Gol, sta sempre a sentirla, una bravissima persona. Poi voglio salutare quelli di Osimo, quattro ragazzi di Osimo, due me li ricordo e due no i nomi, uno Federico, uno Nicola, poi quell'altro non mi ricordo. E poi volevo salutare Maya, la cagnolina, che la sua mette in gambo, corre che la segna io. Sicuramente, grazie Palma. Germania Treveri Bianconera, signori, abbiamo una squadra senza palle, non hanno voglia di lottare, non tutti, lo dice lui, non tutti. Sabato partita indegna, pareggiata per fortuna. Se ci salviamo via Aglietti e dentro Iachini e costruiamo una squadra intorno a Cacia. Questo è il parere di Germania Treveri Bianconera. Buonasera. Dire che Iachini è solo una chimera. Beh, certo. Con l'ingaggio con cui viaggia è inaccessibile per l'Ascoli. Questo lo sapevamo subito, però facciamo sognare i tifosi, perché sì, questo sì, è. Vabbè. Abbiamo un'altra telefonata, prendiamola subito. Berretti, scusate, buonasera, ciao. O Sandro, scusa, ma tu giustamente fai una riflessione logica, ma scusa, il presidente non ha detto sogniamo insieme quando è arrivato? Sì. Infatti stiamo sognando. Ma sì, siamo entrati in un incubo. Stiamo sognando incubi. Incubi, no? Ecco. Vabbè, ok. Allora, tu giustamente dici che sta a livello. Ma se questa squadra. Allora, a parte il fatto che volevo chiedervi se avete fatto tutti i calcoli, perché se no mi sono collegato solo adesso. Tutti i calcoli. Sì, abbiamo fatto un po' di calcoli. Ne avete parlato, al 99% gira intorno tutto a Frosinone e Benevento. E il Verona che deve fare già a Carpi per far fuori il Bari. Per non avere alibi per i due sammettesi che guidano, esatto, il Bari, e questo è il problema purtroppo che ci capita, questi due di Sammetto e lì. Ma non penso che staranno a pensare al fatto che sono di San Benedetto, dai. Hanno delle squadre a cui stare attenti. Lo so, e poi magari se il Provercelli che salva con un punto col Brescia ci battesse il Brescia, anche forse a 47 ce la facciamo. Però detto questo, a 48, però, noi dovremmo vincere giù, vedremo. Ma io questo che non capisco è il fatto che questa squadra, fatta da 10 bravi ragazzi che ci tengono, al di là del valore delle qualità dei giocatori, chi gioca che ha una gamba, chi magari tecnicamente, però hanno tenuto il gruppo e questo è il merito della società. Ma questi 10 per attaccare la Serie A, molti di questi possono fare 10-12 partite in una squadra che va in Serie A. Tu devi ricomprare 11-12 giocatori veri e spendere 5-6-7-8 milioni se vuoi attaccare la Serie A. E ci vuole un allenatore da Ascoli da Serie A, perché se no noi partecipiamo, cioè noi facciamo l'ufficio collocamento di una società che qualcuno da 3 anni ci indica cosa dobbiamo fare e ci fanno fare dei giri nella giostra. Ma questo Benigni ci faceva fare queste cose, quello non pagava, questo è corretto, paga, ma lui ha detto sogniamo. Quindi se ci salviamo o cambia registro e quindi cambia anche persona a cui dà dei consigli, perché 3 allenatori non abbiamo azzeccato uno. I prestiti, cioè quelli giocatori che arrivano in prestito, a che serve? Salvo Ianco, Favilli, Cassata e Di Marco. Cioè un anno e mezzo non facciamo mercato, il presidente adesso ha i soldi sta pari perché ha preso i soldi, e quindi scusa, cioè o attacchiamo la Serie A o facciamo discorsi seri dove ci siamo salvati oppure lasciamo perdere, no? Cioè, io vorrei una risposta non da Sandro, perché lo so. Vorrei che mi dici tu adesso a questa cosa che ho detto, rispondi gentilmente. Beh, io credo che in effetti i proclami devono essere seguiti dai fatti, però io non dimentico tutto quello che c'era prima e non dimentico quello che è stato fatto finora di buono. Buttare via tutto, no, recriminare. Fino adesso io spero una cosa, guarda, bene, sinceramente, Fulvio, ascoltami. La Serie A come l'attacchi? Appunto, io spero una cosa, che dopo un anno di errori gravissimi l'anno scorso e un anno di errori gravi quest'anno, okay, la lezione sia finita.
perché se ci salviamo quest'anno è ora di cambiare veramente registro, soprattutto per quanto riguarda però io vorrei parlarne, io sono fatto così, preferisco parlarne a bocce ferme. Io volevo fare il discorso solo sulla salvezza, però ho sentito Sandro che giustamente, correttamente ha detto Iachini gira intorno ai 600-700, vabbè, ma ci vogliono allenatori, ci vogliono i soldi, quello non c'aveva i soldi, non pagava, era scorretto, d'accordissimo, ma la correttezza è un premio. D'altronde il presidente, se viene qua, anche lui, per la storia, lui onestamente ha detto il calcio è una brutta bestia e io non mi fido, però da 3 anni si affida a delle persone che lo consigliano male. È chiaro, no? Perché lui non capisce, dice non capire, e quindi si affida a qualcuno che a sua volta non dà consigli utili. Ascoli c'ha bisogno di un allenatore d'Ascoli e giocatori di un certo tipo per attaccare la Serie A, ma non Ascoli, qualsiasi squadra. Poi tenere i 10-12 del gruppo vecchio della Serie C, perché sono giocatori che se ci salviamo è merito loro, perché da 2 anni tirano la carretta e li premierei così. Ma se vuoi andare in Serie A devi a 10-12 giocatori veri, no i prestiti o giocatori che stanno in difficoltà. Ma questo pure un bambino di 2 anni in Ascoli che va a vedere le prime partite, quindi... Tutto chiaro, grazie. Adesso sono finiti. Esatto, no? Appunto. Io credo che dopo 2 anni così sia ora di mettere un punto. Allora, mo ce lo diciamo tutti, e non che non siamo tifosi. A me mi sta bene la salvezza, ma l'Ascoli dovrebbe ambire, il presidente dovrebbe ambire a salire, ma deve prendere persone che gli danno i consigli giusti, non i critici. Noi che critichiamo, noi critichiamo perché adoriamo, vogliamo che l'Ascoli arrivi a certi livelli. Grazie. Però qualcuno Fulvio ti dice cacci i soldi, vabbè, allora, se qualcuno dice questo è un deficiente proprio al cubo. Grazie Fulvio. Sandro, grande Sandro, certi errori non si possono ripetere, questo è un messaggio che arriva ogni anno, un direttore sportivo diverso, programmi che non hanno né capo né coda, questa squadra è peggio di quella dello scorso anno, comprare un Lazzari che in 3 anni ha fatto 10 presenze significa prendere per i fondelli i tifosi, abbiamo vinto 5 partite in casa su 20, parliamo di paura e di pressione, qui ci vogliono risultati, ci vogliono i soldati perché i senatori trascinano le gambe. Ecco, un'altra domanda da fare a Giaretta è come mai è stato preso Lazzari pur sapendo che non era nelle condizioni di poter garantire certe prestazioni. Franco 71, buonasera a tutti. Come temevo da diversi mesi, la dirigenza e la direzione tecnica hanno toppato alla grande. Come al solito ci troviamo a lottare fino all'ultima partita, alla faccia dell'obiettivo della salvezza tranquilla, ampiamente fallito dalla dirigenza bianconera. Spero nella salvezza diretta perché ai play-off saremmo fritti, visto che questa rosa non ha le palle oltre a essere scarsissima. Mi spiegate con quale criterio sono stati fatti gli ingaggi, dice sempre Franco 71, visto che il picco è a metà classifica nel monte stipendi e ci manda una tabella nella quale si vede l'Ascoli con poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, quindi alla pari dell'Avellino, sotto a Salernitana, Pisa, Novara, Cesena, Bari, Benevento e altre, ma sopra a Latina, Virtus Entella, Trapani, Brescia, Vicenza, Spal e Ternana, per esempio. Evidentemente non sono in grado di spendere il budget, quindi via gli incompetenti. Questa è l'opinione di Tranco 71, che conclude dicendo: con questa proprietà che sulla carta è stata sbandierata con enormi potenzialità economiche, anche il DS Giaretta ha affermato che Bellini poteva comprare tutta la Sicilia. Poi invece ci ritroviamo a raccicare la salvezza ogni anno all'ultima giornata. Onestamente è come morire di fame avendo il frigo pieno. Aspetto una gestione nettamente migliore per il prossimo anno, visto che non ci sono impedimenti a spendere quello che si è incassato. Un discorso che fila via liscio come l'olio. Pronto, chi parla? Buonasera. Ciao, buonasera a tutti, è Rolando. Ciao Rolando, buonasera. Ciao. Tutte chiacchiere che 2 mesi fa non servivano a niente, o no? Certo. Sandro, lo so. Sandro? Sì, 2 mesi fa non servivano a niente, no. Allora, tutta questa, ieri sentivamo la partita, ma certo che sentivamo. Quando non la dovevamo sentire che c'avevamo 5 c'avevamo a 3 punti delle playoff, quelle le partite che bisognava giocarle per vincere, quelle i punti buttati via, punti buttati via, invece abbiamo perso, pareggiato col Trapani, col Novara, ma con Latina è sparito con Latina, con Latina allora, quattro gol dal Pisa, Sandro, in casa. Col Pisa. Sandro, ma a me il punto di ieri mi sta benissimo. Il punto è oro, non è che critico il modo che è stato gestito, è assurdo. Allora, Sandro, con il Carpi noi fece 2 mosse, il signor allenatore, se si può chiamare così, io, ha fatto 2 mosse per perdere la partita. Siamo rimasti, ha messo un difensore che è una toffa,
no? E un attaccante, ma noi arrivavamo a vincere, dove dovevamo gestire non bene il punto a questo punto. Le partite dovevamo vincere quando stavamo lì, che ce lo assaporavamo veramente i playoff. Certo. No, adesso. Adesso tutto quello che piglia si rammarica perché la partita l'ha sentita troppo il signore Aglietti, i giocatori. E quelle che non doveva sentire non gliela fatte sentire, non ci ha capito niente, quelle le dovevamo vincere. E certo, dalla soddisfazione ai tifosi, a quelli che sentono la radio. Dopo dice si lamenta perché non ci vanno e poi si appella che aiutarli. E con le figure che abbiamo fatto, ieri abbiamo regalato alla fine, però lui li dice che sono stati bravi, certo, che deve dire. Però non qualche volta non ci capisce più niente. Grazie Rolando. Però ce lo pigliamo quello punto, è buono. È buono, sì. Ciao. Grazie, a risentirci anche a Rolando. Ciao. Abbiamo il messaggio di Asculà. Buonasera. Peccato, anche sabato scorso abbiamo visto uno spettacolo poco degno del Duca, tranne il solito Mengoni, Adde e Lanni, gli altri erano molli e remissivi. Sandro, correggimi se sbaglio, il loro gol è nato da un'incertezza di Mignanelli sulla tre quarti? Sì. Sì, questo l'abbiamo vista tutti. Sandro, se una squadra perde un giocatore per espulsione e gioca in 10, l'allenatore cosa avrebbe dovuto fare? Cambiare modulo di gioco. L'abbiamo già detto, perché in 4 partite 11 contro 10 non l'abbiamo mai fatto. Poche deve dire. La paura a me mi è venuta quando sono sentito l'allenatore nostro che in settimana ditte che dovevamo guardarla a 270 minuti. E che significa, Cremè? Sandro, Carletto, come la sareste caricata a sta partita? Carletto, come la sareste caricata a sta partita? Beh, Mondo è rimasto do sole, io ci credo, e voi, forza picchio a Asculà. Io credo, io ci credo, va bene. Messaggio, no, telefonata, buonasera, chi parla? Buonasera Alberto, buonasera Sandro Berardi. Ciao Berardi. Ciao Berardi. Ciao, allora io premetto che non ho visto la partita per motivi di lavoro. Sei stato fortunato. Meno male, mi sono risparmiato un'arrabbiatura. E volevo anche premettere che sono d'accordo al 100% sul discorso di Fulvio, ma questo è un discorso futuribile. Noi dobbiamo pensare prima a salvarci, perché ancora non è che ci abbiamo la matematica, perché se c'è anche la possibilità che la Ternana venga qua quel giovedì maledetto a pari punti da noi, perché noi siamo a più 3. Quindi la salvezza è ancora da conquistare. Io temo tantissimo, perché io mi auguravo che dopo la partita di Avellino, con l'Avellino, aveva imboccato la strada giusta, con quella grinta, quella determinazione, il sangue agli occhi. E invece purtroppo siamo andati a Latina e l'abbiamo raccontata per pelo, insomma, sono 0-0, stiamo in zitto. E poi dopo abbiamo visto che col Benevento, avete visto, insomma, quello che è successo. Io non dico niente. Dico solo che, ovviamente, come diceva l'amico Fulvio, bisogna cambiare registro. Se tutto va come deve andare, speriamo, insomma, di fare il 21esimo campionato di Serie B il prossimo anno, ma di cambiare assolutamente gli interpreti, a partire dall'allenatore, che personalmente io, o dimissione o non dimissione, l'avrei cacciato dopo il 2-2 in casa con Latina, personalmente. E vorrei dire solo alla società, al presidente in particolare, a chi per lui, che si deve un po' fidare di più, non solo dei manager, perché i manager stanno qua, lavorano, prendono i soldi, ma anche di qualche ragazzo, di qualche persona di Ascoli, che sì, magari potrebbe fare anche il manager, potrebbe anche consigliare, come io per esempio personalmente, non mi voglio vantare, ma voi mi siete testimoni, a gennaio quando dicevamo non ho proprio gli ai fin di giocatori come l'anno prima, avevi preso Benedic, avevi solo indovinato Di Marco e Bianchi che ti era servito per salvarti. Tu devi prendere i giocatori veri se vuoi fare anche una salvezza tranquilla. Quindi quest'anno mi devi prendere il Blanchard, mi prendi il Terranova. Se Blanchard viene a Brescia, che sta molto peggio di noi come posizione in classifica, lo potevi prendere pure tu. Cioè è inutile che mi prendi, con tutto il rispetto, quello che mi hai preso, no? Perché Slisca, no? Cioè che ti serve mo Slisca? Per far numero in banchina? Ma poi ci vuole gente che yoga, però ci vuole gente che lì mette la gamba, contrasta i Carpani, i Perez. Cioè se Giorgi gliela fa, mette una Carpani, se davanti Faville è infortunato e gioca sempre con l'infiltrazione, che c'è la caviglia fuori posto, mettimi Perez. Poi c'è la gente che mena, che lotta, che col sangue e caldi occhi ti fa portare il punto davanti, fa riportare, perché non sarà facile, perché non te regala niente nessuno, eh. In questo campionato non ti regala niente nessuno. Tutto quindi, molto chiaro. Grazie Berardo. Ciao Berardo. Ciao, salutiamo anche Berardo. Poi c'è un'ipotesi di un radioascoltatore che scrive: due pareggi, andiamo a 48 punti con Brescia, Trapani, Ascoli, quindi classifica avulsa.
Questa è un'ipotesi, e se fossimo a 48 punti con Brescia, Trapani e Ascoli, classifica avulsa dove Ascoli è la peggiore, quindi spareggio con la Ternana, l'ideale se sabato Provercelli e Brescia non finisca in parità. Se andiamo solo col Trapani siamo in vantaggio di 3 gol, teniamoli stretti fino alla fine. Questo per la differenza a reti generale, però per fare questo discorso deve passare un'altra giornata, è un po' troppo presto probabilmente per parlare già di classifiche avulse. Mimmo da Grottammare: penso all'immediato futuro e sto con voi, ci salveremo non tanto per la nostra forza ma per manifesta inferiorità degli altri. Penso anche al futuro prossimo, su quale base ricostruiremo la squadra se Aglietti è inviso a mezzo spogliatoio. Forza ragazzi, Mimmo da Grottammare. Sulla base cambia allenatore semplicemente. Ma no, Aglietti va via a fine campionato, comunque vadano le cose. Sei sicuro? Sì. Bene, andiamo avanti. A Benevento, questo è il messaggio di un radioascoltatore che si chiama Mario. A Benevento mangiassero altri quintali di pagnotte prima di parlare, hanno avuto un atteggiamento vergognoso. La partita la puoi anche provare a vincere anche se non ti serve a nulla, ma evita di fare il fenomeno in campo sapendo che l'avversario gioca la partita della stagione. Benissimo ha fatto Lanni, e la pochezza del Benevento si è vista nel comportamento di Cipsa, che saltava come una lepre quando due secondi prima chiedeva la barella. Non hanno voluto dare rispetto ma ce lo siamo presi lo stesso. Ad Ascoli comanda l'Ascoli, non l'U Benevento. Buonasera a tutti, Stefano da Porto San Giorgio. Momento delicato del campionato in cui è importante stare uniti alla squadra. Siamo ancora in zona salvezza e non bisogna mollare proprio ora. Abbiamo la fortuna di giocare sapendo i risultati degli altri, crederci ora più che mai. Forza Picchio. Stefano di Porto San Giorgio. Guido Semore, forza Picchio. In casa si deve vincere sempre, il rendimento casalingo non è accettabile per una squadra come il Picchio, è un'offesa per gli abbonati. E beh, è un'offesa anche per la squadra stessa, perché in effetti quest'anno in casa abbiamo, certo, visto che abbiamo dissipato tra poco e nulla un tesoro. Sì, un tesoro che si era costruito con delle belle trasferte, feste all'andata, anche momenti forse inaspettati, però diciamo che essendo ancora lì a questo punto giochiamocela fino alla fine. Danilo, per la cronaca, a quelli che criticano la società Sogniamo Insieme, come sta facendo il Brescia, il Trapani l'anno scorso finale playoff, il Cesena squadra di vertice, quindi non pensiamo sempre male, non critichiamo a prescindere. Hai detto bene tu, ricordiamoci del passato. Comunque sono fiducioso per Bari, ma non per la forza della nostra squadra, ma per Inciuci Bari, quest'anno a me, un altro anno a voi, anzi lo spero, perché la partita secca con la Ternana con quattro ragazzetti che se la faranno sotto sarà un disastro. Questa la paura di Danilo, che forse è condivisibile visto che l'ha ammesso anche l'allenatore, che non reggono tanto le tensioni soprattutto a livello di testa. Ma doversi giocare tutto in una partita, qui non c'è Nicolini dell'Ascoli Cagliari 2-0, però comunque noi al Del Duca sono 15 anni che non entriamo coi tamburi, fa notare Stefano, mentre facciamo notare noi i tifosi del Benevento sono entrati al Del Duca con i tamburi e a casa loro ce li hanno fissi in postazione, sia loro che l'Avellino, questi li abbiamo visti di persona. Abbiamo c'è l'ultimo messaggio, l'ultimissimo arrivato al volo. Continua a ripetere: il problema dell'Ascoli in questi 3 anni sono stati solo gli allenatori. Non c'è il messaggio su questo, non c'è la firma su questo messaggio. Aglietti su tutti, è vergognoso, ne sta combinando di tutti i colori. Penso che questo fosse l'ultimo messaggio da leggere, è così. Infatti noi questa sera vi salutiamo sperando che domenica prossima arrivino risultati confortanti per noi, che sabato arrivino un po' più importanti dagli altri campi. Ricordiamo, gli scontri diretti saranno Provercelli Brescia e Trapani Cesena, quindi due partite molto importanti per la classifica della salvezza, ma impegni durissimi per la Ternana in casa con la SPAL e anche per l'Avellino a Salerno, se non altro perché è un derby, quindi tutte partite che potrebbero portare buoni risultati per noi. Alla fine però domenica sera l'Ascoli deve andare a Bari a fare una grande, grandissima partita e ci saranno molti tifosi. Noi questa sera vi salutiamo, un saluto da Alberto Crementi, Sandro Conti e in regia Luca Ballatori. Tanti auguri al nostro Eugenio Gaspari, che festeggia il mezzo secolo di vita, e lo onoreremo come si merita. Arrivederci a tutti.